Buonasera, quarto e ultimo appuntamento. Stasera ci dedichiamo a un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Devo dire che tra i quattro incontri questo è quello che ho preparato forse con maggior piacevolezza, perché l'argomento è estremamente interessante e ricco anche di lati inaspettati. Stasera vedremo forse quadri più noti rispetto alle altre occasioni, agli altri incontri. Vedrete delle opere che riconoscerete immediatamente, ma che senza dubbio meritano attenzione, perché nei significati bisogna leggere nei particolari quali significati queste opere portino. Opere che ho scelto per celebrare le virtù, le doti di donne che vissero nei secoli passati, alcune donne. Mi sarebbe piaciuto anche fare un incontro sulle donne pittrici, però ci si potrà pensare magari per l'anno prossimo, perché io ci terrei comunque a proseguire questi incontri insieme a voi anche l'anno prossimo. Considerazioni più complesse.
essere. Potrebbe trattarsi di un'allegoria dei tre mesi primaverili. Quindi, Zefiro, Ninfa Clori e Flora rappresenterebbero il marzo, che è un mese particolarmente ventoso, è l'inizio della primavera. Dopodiché la primavera passa all'aprile, che è rappresentato da Venere e dalle tre grazie. E, l'aprile è il mese dell'amore, quindi Cupido e Venere ci stanno benissimo. E infine Mercurio rappresenterebbe il maggio. Mercurio è figlio di Maia e quindi Maia dà il nome al maggio. Tuttavia l'interpretazione più interessante, più complessa, ma allo stesso tempo anche più convincente, riconduce, viene da Panofsky, da Erwin Panofsky, che secondo me è uno degli storici dell'arte più geniali del secolo scorso, riconduce la primavera di Botticelli al pensiero intellettuale neoplatonico dei circoli che allora erano proprio, si erano formati a Firenze e di cui i Medici facevano parte ed erano promotori. Cerchiamo un po' di, quindi, di andare a spiegare queste figure leggendole sotto questa luce. Allora, Zefiro, Clori e Flora. Di fatto questo moto che parte proprio da Zefiro che sta scendendo sulla terra, vedete che il dipinto è di fatto incentrato su due movimenti diversi. Uno è un movimento che va da destra verso sinistra e poi c'è una sorta di movimento circolare. Movimento circolare attorno alla figura di Venere. Partiamo dal primo movimento. Allora vedete che Zefiro afferra la ninfa Clori. La ninfa Clori si trasforma, congiungendosi con Zefiro, in Flora. Quindi il quadro sta mostrando come, di fatto, niente si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Si tratta della continua, perenne, rinnovata trasformazione del mondo che avviene grazie a cosa? A quale forza? A quella di Venere. E qui ecco che entra in gioco il femminino, la forza dell'amore che è la ficche. È femminile per eccellenza, perché Venere è dea e rappresenta allo stesso tempo anche proprio un principio femminile, fa sì che tutto il mondo possa proseguire, possa ricrearsi, rigenerarsi, trasformarsi in qualcos'altro. Inoltre, il moto che idealmente parte da Zefiro si conclude con la figura di Mercurio, che vedete che è proprio colto nell'atto di, in un certo senso, di rimandare quelle cose che sono scese sulla terra in cielo. E quindi, di fatto, abbiamo una rappresentazione della cosiddetta Venere terrena. Ci sono due Venere, secondo la filosofia neoplatonica, la Venere terrena e la Venere urania, ossia la Venere celeste. La Venere celeste sarebbe rappresentata da questo secondo quadro, che è strettamente collegato alla nascita, alla primavera, che è appunto la nascita di Venere. Infatti, entrambi i quadri si trovavano in un contesto ben preciso, che è il palazzo di Pier Francesco, di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici. Membro della famiglia Medici, nipote di Lorenzo il Magnifico, pare che queste due tele unite, anzi scusate, sono tavole, unite ad una terza che adesso vi mostrerò, furono donate a Lorenzo di Pier Francesco in occasione del suo matrimonio. Sono quindi delle pitture fatte per delle nozze e rappresentano la grandissima importanza che aveva la sposa, la donna, presa non soltanto nella sua, potremmo dire, vita terrena, ma proprio come colei che incarnava un principio vitale, indispensabile al mondo per proseguire la vita. Quindi questo quadro è un omaggio alle virtù femminili. Questo è anche la nascita di Venere e la terza tavola che tra poco vedremo. Vedete, inoltre vi avevo parlato anche di un movimento circolare. Questi principi, di fatto, queste figure potrebbero essere quasi considerate dei pianeti che ruotano attorno a Venere. Pianeti, prendetelo ovviamente tra virgolette, si tratta di un sistema che ruota attorno alla forza.
forza del femminile e dell'amore. Come le cose si trasformano, diventano qualcos'altro nella primavera di Botticelli, allo stesso tempo, lo stesso principio lega questi due quadri. Nella nascita di Venere, Venere nasce da un'onda e viene trasportata su di una conchiglia fino a riva, la Venere Urania, che è discesa sulla Terra, viene spinta dai venti primaverili fino alla Terra stessa e quindi di fatto diventerà la Venere terrena che è protagonista della primavera. Sono significati altissimi che tuttavia ben si addicono a questo tipo di committenza che era molto elevata, che era legata a determinati circoli intellettuali, a determinate idee filosofiche. E quindi lo sforzo, ancora una volta, che noi dobbiamo fare è quello di cercare di entrare un po' nella testa dei committenti, che di fatto commissionavano questi quadri per ambienti che spesso venivano visitati solo dai membri della famiglia e da pochi altri conoscenti. E quindi il messaggio che veicolavano era proprio indirizzato ad un'elite. Terza tavola, Pallade e il centauro. Anche qui, quello che vediamo, l'iconografia ci mostra la dea Atena che è colta nell'atto di domare, potremmo dire, il centauro. Che cosa rappresenta? Vi dicevo che è strettamente legata alle altre due tavole e si tratta sempre di dipinti nuziali. In questo caso si tratta della virtù che riesce a domare le passioni più ferine. Il centauro è una figura per metà uomo e per metà bestia, quindi rappresenta proprio la ferinità, l'essere preda dei sensi. È un tipo di significato che ritroveremo anche nei ritratti invece veri e propri, che ritraggono figure femminili, donne particolarmente importanti nell'Italia del Rinascimento. E quindi di fatto questi quadri vogliono essere un monito anche per gli sposi: seguite la virtù, lasciatevi guidare dai pensieri alti e intellettuali, domate le passioni. E Sandro Botticelli è anche autore di queste quattro tavole, queste più strettamente collegate tra loro e anche più facili nella lettura. Si tratta di quattro episodi che vengono da una novella di Boccaccio, che è la novella di Nastagio degli Onesti. Non so se voi la conoscete. Nastagio di fatto è un nobile di Ravenna e è innamorato di una gentildonna che però lo rifiuta. Passeggiando nelle pinete di Ravenna, Boccaccio dà questa immagine eccezionale e deliziosa che vi invito ad andare a riscoprire, si ritrova di fronte a questa scena terribile. Una donna nuda viene inseguita da un cavaliere e dai suoi cani. Afferrata, di fatto viene dilaniata dai cani, il cavaliere si avventa su di lei e le strappa il cuore. È un'immagine terribile, anche se vogliamo, di violenza in un certo senso, però di fatto entrambi, sia uomo che donna, nella novella di Boccaccio sono costretti a questa pena. Perché? Perché non hanno rispettato quei valori e quelle virtù, in un certo senso, che invece erano suggeriti, gli stessi valori e virtù suggeriti dai quadri che vi hanno stato precedentemente. Quindi il matrimonio si basa comunque su virtù che devono essere mantenute sia dall'uomo che dalla donna. La conclusione: Nastagio mostra, organizza un banchetto, invita la sua amata e mostra la fine che si potrebbe fare qualora non si seguissero questi dettami. E infine la gentildonna acconsente a sposare Nastagio, abbiamo la scena delle nozze. Anche in questo caso si tratta di quattro tavole, non sappiamo bene quale fosse la loro funzione, se fossero delle testate di letto, oppure, perché dobbiamo immaginare che le case fiorentine, ma non solo dell'Italia del Rinascimento, fossero ricche di elementi decorativi, fossero ricche di mobilio particolarmente prezioso. Gli artisti, noi abbiamo a volte questa immagine,
immagine un po' dell'artista che se ne sta nel suo universo celeste e veniva chiamato solo a dipingere la Gioconda o un quadro particolarmente importante. In realtà l'artista è di fatto nella maggior parte dei casi anche un artigiano e quindi si cimenta a dipingere anche degli oggetti d'uso che poi venivano assegnati alle varie case nobiliari, ma non solo, no? Intendo dire che un artista poteva avere anche una bottega numerosa e quindi che altri membri della sua bottega potevano fare magari prodotti un po' meno eletti, ma che potevano funzionare per una committenza che non disponeva dei soldi di cui potevano disporre i medici. E quindi quello che intendo dire è che l'artista è anche artigiano e l'arte è una tecne, quindi è vero che c'è un'affermazione della figura dell'artista, ma devo dire che è stata anche fin troppo sopravvalutata, perché l'artista nella sua coscienza sa anche di essere artigiano. Botticelli era anche esperto di glittica e fabbricava medaglie, era anche orafo, quindi si sporcava anche le mani nel fare questi oggetti che erano richiestissimi, di più piccole dimensioni, ma non si considerava assolutamente semplicemente solo un pittore. Quindi vi dicevo che queste tavole non si sa se fossero di una testata di letto oppure se fossero, se potessero far parte di un cassone nuziale. Non so se avete mai sentito parlare di questo tipo di manufatto, ecco, perché quando si organizzava un matrimonio, solitamente questo era uno degli oggetti d'arredo in assoluto più donati, più regalati. Tutte le camere delle spose di solito ne avevano uno, era un cassone in cui di solito si riponeva la biancheria, però la decorazione esterna era assegnata spesso a degli artisti straordinari. E tra questi, questo che vi ho mostrato già nell'ultimo incontro, quello dedicato al cinema, il fratello di Masaccio, che insomma si conosce di meno rispetto, la sua figura è offuscata rispetto alla fama del fratello, era detto lo scheggia, ed era particolarmente esperto nella pittura di cassoni nuziali e di un altro oggetto che vedremo successivamente. Quindi i cassoni nuziali, vi dicevo, potevano essere molto dipinti con o raffigurazioni allegoriche, mitiche, mitologiche, o ancora poteva essere ripresa una novella particolarmente, una vicenda particolarmente nota alla letteratura dell'epoca, per esempio nel caso che abbiamo visto prima, Boccaccio, novelle che suggerissero in particolare le virtù che in un matrimonio bisognasse seguire, per esempio una novella che poteva essere rappresentata, che è stata molto utilizzata, è quella di Griselda, l'ultima novella del Decameron, in cui sono celebrate le virtù femminili. Oppure potevano essere anche rappresentate le scene del matrimonio stesso. E qui infatti il cassone a dimari che è appunto dipinto dal fratello di Masaccio, lo scheggia, mostra una processione, forse una danza, ma sembra più una processione nuziale. Gli abiti dei protagonisti sono ricchissimi, abbiamo avuto già nello scorso incontro modo di esaminarli un po' più di vicino grazie al parallelismo con Romeo e Giulietta di Zeffirelli. Vedete che recano queste, le donne, queste pellande meravigliose che sono gli abiti a larghissime maniche che di fatto andarono di moda fino alla metà del 400 e sul capo cercini particolarmente complessi, mentre gli uomini indossano mazzocchi e calze bicolori con la giornea, che era l'abito tipico proprio del giorno, quindi l'abito di giubbone che vedete sopra è detto proprio giornea, e dei musici da questo lato sotto un portico che recano, vedete, il giglio di Firenze, e a Firenze ci troviamo perché dietro è rappresentato il battistero di San Giovanni, che credo che si possa riconoscere sia per l'alternanza di marmi bianchi, bianco di Carrara e il verde di Prato, sono i due colori che caratterizzano il romanico toscano e anche quello
queste nozze, perché è interessante anche capire alcune caratteristiche di questa cerimonia. Allora, noi abbiamo parecchie notizie, soprattutto delle nozze al tempo di Dante, di Boccaccio, ma in realtà anche nel 400 i costumi non erano molto cambiati. Allora, anzitutto il matrimonio era soprattutto un contratto tra famiglie e di conseguenza la cerimonia vera e propria, quindi quella che probabilmente è rappresentata nella pittura alle nostre spalle, non era la celebrazione, quella che poi avveniva in chiesa, la consacrazione del matrimonio. La cerimonia vera e propria era quella che avveniva in pubblico precedentemente e che era detta mogliazzo. Mogliazzo, praticamente i membri delle due famiglie, i genitori degli sposi, si incontravano di solito di fronte al palazzo della sposa, pubblicamente in strada, e stipulavano questo contratto. C'era poi lo scambio degli anelli. E c'era anche la cerimonia della stretta di mano da parte dei genitori. Quindi il matrimonio era spesso molto importante perché si univano le famiglie. Noi abbiamo certo un'idea anche del matrimonio combinato, abbiamo insomma un'idea totalmente negativa. C'è da dire che sotto molti punti di vista si evitarono moltissimi conflitti grazie alla presenza e alla volontà e all'intelligenza di molte donne che seguirono i costumi dell'epoca, ma in un certo senso in molte occasioni, di cui le cronache ci riportano, salvarono anche la città da moltissime carneficine che allora erano all'ordine del giorno. E vi dicevo, quindi c'era anche la cerimonia della stretta di mano tra i genitori degli sposi, che appunto dà il nome quando si dice impalmare la sposa, si intende proprio la stretta delle palme che i genitori delle due famiglie avevano in questa occasione. Quando voi vedete scene dello sposalizio della Vergine, pensate a quella di Raffaello, che è proprio forse la più nota, nel quadro di Brera, vedete la cerimonia in cui Giuseppe mette l'anello alla Vergine, al dito della Vergine, e è una scena che si svolge in una piazza. Quindi ecco, è esattamente, strettamente legata con questo tipo di costume, di usanza. Poi vi era una seconda cerimonia che invece era privata, di fatto, che coinvolgeva i membri delle famiglie e non la città, e che avveniva invece in un contesto ecclesiastico. E alla sposa venivano portati numerosissimi doni. Vi dicevo prima che lo Scheggia è particolarmente esperto in pitture di cassoni nuziali e di questo oggetto particolare. Qualcuno ha idea di cosa sia? Una tavola tonda? È un manufatto che a Firenze ebbe moltissima, grandissima diffusione. Si tratta di un desco da parto. Cosa accadeva? Di fatto, alla puerpera, cioè la donna che aveva appena avuto un bambino, venivano portati dei piatti speciali e venivano serviti sopra a questo un desco, cioè quindi di fatto una sorta di vassoio. E pensate che Masaccio, perché questo è di Masaccio, e anche il fratello lo Scheggia, ma pensate, Masaccio, un altro artista, no, di cui il nome è noto a tutti, si cimentò anche nella pittura di questi oggetti d'uso, il desco da parto. In questo caso potevano essere disegnati sui deschi, poteva esserci una scena sacra, quindi poteva esserci una natività, oppure potevano esserci anche in questo caso figure mitologiche, quindi poteva esserci una Venere, oppure ancora scene del matrimonio. In questo caso è dipinta una scena quotidiana, ossia è dipinto fisicamente il momento immediatamente successivo al parto. E quindi vediamo una meravigliosa camera nuziale con questa cortina tirata, preziosissima. Ne avevamo parlato nel primo incontro. Quando vedete questa
questo tipo di decorazioni un po' bianche, nere, con questi diversi segmenti che sono legati tra loro, cuciti tra loro, ci troviamo di fronte probabilmente a un soppannato di vaio. Quindi stiamo parlando di una materia particolarmente preziosa. Il bambino che è tra le mani di una levatrice, e al di fuori si avvicendano le donne che sono venute a visitare la partoriente e il bambino appena nato, e una processione con i doni e con trombettieri che portano il Giglio di Firenze. Ci troviamo quindi di fronte a un vesco da parto commissionato probabilmente da una famiglia molto importante, di cui però non possiamo identificare il nome. Ma parliamo di ritratti femminili. Questo è uno dei più straordinari ritratti, dipinto da Domenico Ghirlandaio. Si tratta del ritratto di una gentildonna fiorentina, Lucrezia Tornabuoni degli Albizzi. Allora, la famiglia Tornabuoni è una delle famiglie più importanti di Firenze. Pensate che la madre di Lorenzo il Magnifico, anche lei si chiamava Lucrezia, sì, omonimia, ma si chiamava così anche lei, faceva parte proprio della famiglia Tornabuoni. E noi sappiamo che questa è Lucrezia Tornabuoni perché la sua effigie compare anche in un notissimo ciclo di affreschi che si trova in Santa Maria Novella a Firenze, ed è la cappella appunto Tornabuoni, dipinta anch'essa da Ghirlandaio. E vedete qui ritrae è una scena neotestamentaria dell'incontro tra Elisabetta e la Vergine, e da un lato partecipano, scusate, vedo che il proiettore taglia una figura, e mi dispiace perché la figura lì all'estremità ritraeva proprio la madre di Lorenzo il Magnifico, mentre riconoscete il profilo della giovane Lucrezia, che veste esattamente le stesse vesti che Ghirlandaio riprese in questo ritratto. È un ritratto del 1488, la donna è abbigliata alla moda fiorentina di quel preciso momento, però compaiono alcuni simboli che devono essere letti. Dunque, abbiamo dietro di lei non sappiamo se sia un rosario, si tratta di un filo di perle di corallo, si tratta di coralli. Allora, il corallo è una pietra che, vi ricordate, forse l'avevamo citata nel primo incontro, perché si ritrovano queste collanine di corallo al collo del Bambino Gesù, di fatto, nelle Madonne col Bambino. In realtà non si tratta di una pietra, è una collana comunque che allude alla virtù dell'amore. Il rosso, infatti, è, se lo troviamo in una scena sacra, allude alla passione di Cristo, allude anche però alla virtù dell'amore coniugale. Oltre a questo, pare che fosse d'uso regalare collane di corallo proprio per i bambini appena nati, perché erano considerati protettivi e di buon augurio. In questo caso però la collana è appesa dietro le spalle della donna. Abbiamo poi un libro, il libro è solitamente simbolo di sapienza, lo ritroviamo anche in moltissime annunciazioni. In questo caso il libro è chiuso, è come se la donna avesse appena terminato di leggere e l'avesse lasciato alle sue spalle. E poi abbiamo un cartiglio che, vi leggo perché la scritta è tagliata, celebra le qualità di questa donna ritratta. Ars utinam mores, alunque nel fingere posse, spulcrio interris, nulla tabella foret. Arte volesse il cielo che tu potessi rappresentare il comportamento e l'animo, non ci sarebbe in terra tavola più bella. È un epigramma di Marziale che vuole celebrare le virtù della donna ritratta, ma è anche in un certo senso una